Un saluto alla procura, dopo tanti anni, ero tornato 6 anni fa qua a Catanzaro, questa è la terza volta che lascio gli uffici di Catanzaro, stavolta li lascio per andare a fare il procuratore a Vibo, mi hanno insignito di questa carica, spero di essere all'altezza. A Catanzaro lascio una procura fortissima, come non lo è mai stata prima, con un grande capo, con tantissimi magistrati veramente all'altezza, che farà grandi cose. Mi dispiace lasciarla in questo momento, non era forse il momento migliore per lasciare la procura di Catanzaro, ma sono contento comunque di andare a fare il procuratore a Vibo. Comunque io rimarrò qua, rimarrò sul campo, hanno voluto che io restassi qua e continuerò a lavorare, mi auguro, in sinergia con loro. Con loro e sicuramente lo farò col procuratore Gattelli. Abbiamo tante idee, tanti progetti da portare a termine per Vibo, perché Vibo è veramente il territorio da questo punto di vista più difficile. Anche perché è borderline. È borderline. È esattamente così, è il territorio più difficile da aggredire, però lo stiamo facendo, l'ho fatto fino a ancora stamattina. Ho fatto qualcosa che riguardava Vibo. Nei prossimi mesi penso che vi renderete conto del tanto lavoro che sta facendo la Procura di Catanzaro su tutte le province, non solo su Vibo. Va via un magistrato di grande rilievo, però insomma, va a coprire una posizione che è quella di Vibo, che ha creato in tempi anche non recenti molto problemi già noti, e quindi mi pare una scelta eccellente quella del Consiglio Superiore, perché il collega Falvo è veramente la persona ideale che può contribuire ad affrontare i grossissimi problemi di criminalità organizzata che ci sono a Vibo, tenendo anche conto della sua esperienza in distrettuale. Un grande magistrato, intelligente, preparato, onesto, e io sono felice per lui quanto lui, perché meritava proprio questo incarico. Andrà lì in un territorio dove c'è tanto bisogno, e con me sarà semplicemente un ponte, ci rafforzeremo, non è una perdita, io non la vedo come una perdita per la Procura di Catanzaro, perché la Procura di Catanzaro, il destino della Procura di Catanzaro è quella di fare di creare un vivaio, di creare uno stile. Nel fare il pubblico ministero, nel fare il procuratore aggiunto, nel fare il procuratore, cioè noi vogliamo che tutti i ragazzi crescano, e per farli crescere li facciamo continuamente ruotare per fare tutti i servizi, tutti gli incarichi. Noi vogliamo magistrati completi. Falvo è un magistrato completo, può fare il procuratore di Vibo, poteva anche andare un incarico più importante, c'era questo e ha fatto bene ad accettarlo. Continueremo a lavorare assieme, spero possa essere applicato in alcune indagini che stava facendo come sostituto di Catanzaro, e quindi non vedo l'ora che si insedi il giorno 18 a Vibo. Falvo avrà tanto da fare, è un territorio molto delicato, molto effervescente, e quindi avrà da lavorare e avrà soprattutto da formare i giovani magistrati, visto che nelle procure circondariali, ma anche qui alla distrettuale, sono molti magistrati che hanno 2, 3, 4 anni di servizio, quindi hanno bisogno sicuramente di un confronto quotidiano.